Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi parliamo di uno scontro che sta facendo tremare i palazzi del potere europeo. La leader italiana, Giorgia Meloni, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sono ai ferri corti. Cosa ha scatenato questa diatriba e quali saranno le conseguenze per l'Europa? Restate con noi per scoprirlo. Non crederete a cosa ha detto Giorgia Meloni riguardo le politiche europee di Ursula von der Leyen. Questo scontro potrebbe cambiare radicalmente il panorama politico europeo. Prima di entrare nel vivo del dibattito, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche per non perdere nessuno dei nostri aggiornamenti. Ora andiamo al sodo. La tensione tra Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d'Italia, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, è esplosa recentemente in un acceso confronto politico. La Meloni ha criticato duramente le politiche europee sulla migrazione e l'economia, accusando la von der Leyen di essere troppo accondiscendente verso le grandi potenze europee come Germania e Francia. Meloni non ha usato mezzi termini, dichiarando che l'Unione Europea è diventata un'organizzazione al servizio dei potenti, dimenticando i bisogni reali dei cittadini. Ha accusato la von der Leyen di non ascoltare le preoccupazioni dei paesi del Sud Europa, particolarmente colpiti dalle crisi migratorie. Von der Leyen ha risposto con fermezza, difendendo le sue politiche e sottolineando l'importanza della solidarietà e della collaborazione tra i Paesi membri dell'UE. Ha affermato che l'unità europea è fondamentale per affrontare le sfide globali e garantire sicurezza e prosperità a tutti i cittadini europei. Questo scontro potrebbe avere profonde ripercussioni sulla politica europea. Meloni sta guadagnando consensi non solo in Italia, ma anche tra i movimenti euroscettici di altri paesi, mentre la von der Leyen deve affrontare crescenti pressioni interne per riformare le politiche dell'UE. Se le tensioni continueranno a crescere, potremmo assistere a una riorganizzazione delle alleanze politiche all'interno del Parlamento europeo. I partiti euroscettici potrebbero rafforzarsi, mettendo in discussione l'attuale leadership e le sue politiche. Al centro di questo dibattito c'è una questione fondamentale: l'identità europea. Meloni rappresenta una visione più sovranista e nazionalista, mentre von der Leyen incarna l'idea di un'Europa unita e solidale. Quale visione prevarrà? E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le critiche di Giorgia Meloni o pensate che Ursula von der Leyen stia facendo un buon lavoro nel guidare l'Unione Europea? Scrivetecelo nei commenti. Vogliamo sentire la vostra opinione. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Non dimenticate di abbonarvi per supportare il nostro lavoro e ricevere contenuti esclusivi. La verità che in TV non dicono, la trovate solo qui. Il futuro dell'Europa è in bilico e questo scontro potrebbe segnare un punto di svolta. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questa e altre storie cruciali.